Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. L'altro giorno rispondevo a questo ragazzo che parlava della sua brutta esperienza con una e-bike di primo prezzo, perché diceva che dopo un po' che l'ha iniziata a utilizzare, che anche il suo livello di riding è cresciuto, non ha più trovato così performanti i vari componenti di questa bicicletta a primo prezzo. Quindi è il caso di fare un video su quali sono gli upgrade che secondo me, secondo Pianeta Mountain Bike, sono più importanti e sono i principali da fare ad una mountain bike elettrica primo prezzo. E qui con me ho la Cannondale Moterra Neo 4, quindi il primo prezzo delle e-bike a lunga escursione, quindi 150 mm, della linea Cannondale. Una bicicletta che, come potete vedere, si presenta con motore Shimano EP8, quindi un motore già di alta gamma, ma una componentistica un po' più di bassa gamma. Abbiamo una forcella RockShox 35 Gold, comunque una forcella che è pensata per l'utilizzo e mountain bike. Poi abbiamo dei freni Tektro, comunque 4 pistoncini, che questa è una cosa che vedremo in seguito importante. Cambio SRAM SX e copertoni Maxxis EXO, possiamo dire dei copertoni abbastanza basici. Una bicicletta che per iniziare ad entrare nel mondo delle e-mountain bike è a dir poco perfetta. Il motore spinge bene, comunque i componenti lavorano bene. Il problema è quando il nostro riding, il nostro livello inizia a salire, iniziamo ad accorgerci che ci sono dei piccoli problemi, che magari foriamo più spesso, che le sospensioni non sono così fluide, non sono così performanti, oppure non sono così rigide come le vorremmo. Quindi ecco cosa fare per andare a migliorare questa bicicletta. Il primo upgrade da fare ad una e-mountain bike, e non parlo solamente di una entry level, ma di tutte, dal prezzo più basso al top di gamma da 15.000 euro, è quello di associare il motore con il nostro smartphone utilizzando la app del motore. Quindi in questo caso motore EP8. L'applicazione è lo Smart Tube di Shimano. Perché diventa importante associare il motore alla applicazione? Perché tramite l'applicazione si ha la possibilità di andare a settare tutti i livelli di assistenza secondo il nostro uso personale, secondo il nostro stile di riding. Per esempio, io e tutti gli altri ragazzi che lavorano qui con me a Pianeta Mountain Bike siamo abbastanza allenati, quindi quando prendiamo una bicicletta elettrica tendenzialmente la utilizziamo per la maggior parte del tempo in eco, in modo da far durare al massimo la batteria. Mentre utilizziamo la modalità di assistenza più elevata, che nel mondo Shimano si chiama Boost, ma con gli altri motori prende nomi differenti, per superare i tratti più difficili, più ripidi e anche quelli un po' più tecnici, quindi lì abbiamo bisogno della massima potenza. Allora, essendo allenati, abbiamo bisogno di un eco che ci permette di stare in giro tanto tempo, quindi meno di supporto rispetto a quello che dovrebbe essere per chi invece normalmente con le biciclette acustiche non pedala, e una massima potenza molto forte proprio per andare a superare i tratti più tecnici. Per questo abbiamo settato la nostra bicicletta utilizzando l'applicazione Smart Tube di Shimano, proprio per avere questa impostazione, ovvero avere un aiuto un po' più basso nella eco rispetto a quello normale, a quello di serie, e una massima potenza proprio al massimo delle possibilità del motore. Quindi per questo secondo me è davvero importante andare a settare i motori utilizzando le applicazioni, perché si va a cucire la bicicletta intorno alla nostra tipologia di pedalata, alla nostra tipologia di riding, e questo già va a cambiare di tanto la bicicletta, perché naturalmente se noi siamo dei pedalatori che hanno appena iniziato ad andare in bicicletta e utilizziamo una eco con poca assistenza, è vero, faremo più chilometri ma ci stancheremo prima e magari non ci divertiremo durante il giro, mentre abbiamo bisogno di una eco con più assistenza, oppure una booster con leggermente meno piccoli potenza, meno potente, perché tanto non andremo a fare dei percorsi con tratti così tecnici che ci serve la massima potenza, ma invece dovremmo utilizzare
più a lungo magari il boost, perché andare a superare più che i tratti tecnici, magari delle salite più lunghe, facendo meno fatica, in quel caso dobbiamo far sì che la batteria duri di più anche utilizzando la massima potenza. Quindi questo è il primo upgrade che consiglio, quindi settare il motore in base alle proprie caratteristiche. Un upgrade che sembra piccolo, sembra poco, ma è davvero tanto e soprattutto completamente gratuito. Il secondo upgrade, che secondo me va a cambiare di molto le prestazioni di una bicicletta elettrica entry level, è quella di andare a sostituire le gomme di serie. Tendenzialmente le biciclette entry level, non solo le e-bike, ma anche quelle acustiche, hanno delle coperture primo prezzo non particolarmente performanti. Su una bicicletta che tendenzialmente pesa oltre i 20-25 kg, le coperture sono molto stressate. Quindi avere una copertura non pensata per un utilizzo e-bike, quindi magari con una spalla un po' più leggera, porta a due cose. Uno, che la gomma si deformi tantissimo quando si va a spingere in curva, quando si vanno ad affrontare dei tratti tecnici, e quindi questo va un po' a discapito della qualità di guida. L'altra cosa è che si buca di più. Quindi, cosa fare? Andare a prendere dei copertoni specifici da EMTB. In questo caso, qui ho gli Scorpion EMTB R che sono appena usciti, sono dei copertoni specifici da e-bike. Li fa Pirelli, li fa Schwalbe, li fanno praticamente tutti. È anche questo un upgrade abbastanza economico, perché comunque andare a cambiare due coperture, comunque andando a spendere tanto, si va a spendere attorno ai 200 euro. Non stiamo parlando proprio di bruscolini, ma comunque è abbastanza economico e va a migliorare tantissimo il nostro riding, la nostra qualità di guida, non solo perché andremo a bucare di meno, ma soprattutto quando la bicicletta incontrerà dei terreni tecnici oppure andremo a spingerla tanto in curva, la spalla, che tendenzialmente è più robusta in questi da e-bike, sosterrà di più la bicicletta. Altra cosa che io consiglio sempre è quella di andare a mettere un bel inserto antifrattura, antipizzicatura, visto che nei commenti ci avete un po' schiaffeggiato su questa cosa. L'inserto antifrattura è praticamente questo, un inserto che si va a mettere dentro la copertura. La copertura deve essere tubeless, quindi senza camera d'aria. Altro consiglio che io do sempre: nelle e-bike utilizzate i tubeless e non le camere d'aria, perché i tubeless vi permette di tenere la pressione più bassa, quindi andare ad avere una bicicletta più attaccata al terreno, un po' più controllabile, senza rischio di andare a forare pizzicando la camera d'aria, perché con le camere d'aria su una bike che pesa 25 kg bisognerebbe tenere tanto alta la pressione molto alta, vanno un po' a discapito del riding, soprattutto se non si è degli ottimi piloti. La gomma molto gonfia, rimbalza tanto sul terreno e quindi è un po' più difficile da controllare rispetto ad una gomma con pressione più bassa. Quindi, secondo consiglio, la cosa migliore è gomma e-bike specifica tubeless con inserto antifrattura, soprattutto sul posteriore, anzi io direi quasi esclusivamente al posteriore, perché è dove tendenzialmente si buca di più, si pizzica di più, si taglia di più. Quindi anche questo abbiamo un secondo consiglio, dove si va a spendere, diciamo, attorno ai 200 euro, quindi non tantissimo, ma già va a cambiare molto quello che è il carattere della nostra e-bike entry level. Terzo consiglio, e qui molti di voi storceranno il naso, è andare a prendere una sella specifica per le biciclette elettriche. Cosa vuol dire una sella e-bike specifica? Le selle non sono tutte uguali? No, le selle non sono tutte uguali. Questo perché i nostri fondoschiena non sono tutti uguali, quindi ognuno ha la sella che si merita. Nel senso che su una e-bike oppure su una bicicletta da strada, in questo caso le due cose sono abbastanza simili, si tende a pedalare molto più seduti rispetto ad una bicicletta, una mountain bike acustica. Sulle mountain bike acustiche ci si alza molto di più in piedi, ci si muove tantissimo sulla sella, spesso si fanno dei fuorisella, spesso si va a muovere il corpo per passare gli ostacoli, mentre su una bicicletta e-bike tendenzialmente si sta più seduti, si sta più col fondoschiena appoggiato alla sella per tanto tempo. Per questo, una sella da mountain bike può non essere l'ideale, può non essere comodissima, e quando non si sta comodi in bicicletta, non ci si diverte, perché più si sta comodi, più si sta in bicicletta tanto e più ci si diverte. Proprio per questo do come terzo consiglio quello di andare ad acquistare una sella su cui si sta molto comodi.
Ci sono le selle e-bike specifiche, per esempio Selle SMP ne fa una linea intera, proprio specifica per il mondo e-bike, ma un'altra soluzione può essere quella di andare a, per esempio, a prendere delle selle pensate per stare in bicicletta tanto tempo, quindi delle selle un po' diverse, per esempio questa di Fizzy che è proprio pensata per stare tantissimo in sella, per fare, è una di quelle utilizzate dai maratoneti professionisti, quindi quelle dove si sta tanto tanto tempo in sella. Anche qui abbiamo un'altra SMP F30C, anche questa pensata per le lunghe distanze, quindi due selle pensate per rimanerci tanto in sella, soprattutto per pedalare da seduti tanto e tanto a lungo. Quindi questo è un altro consiglio, andare a trovare la propria sella perfetta. L'ideale è andare a cercare una sella o specifica per e-bike oppure una sella che sia pensata per far sì che la pedalata da seduti sia quella predominante. Anche qui abbiamo, a seconda del costo delle selle, più o meno un costo che va tra i 100 e i 250 euro, quindi diciamo un costo ancora abbastanza contenuto. Ma a proposito di costi elevati, andiamo a parlarne subito, perché il quarto consiglio non sarà poi così economico. Eccoci qua, quarto consiglio, non potevano che essere i freni, perché sì, l'altra cosa che tendenzialmente nelle biciclette entry level è non proprio soddisfacente sono i freni. In questo caso sulla Cannondale Moterra Neo 4 abbiamo una coppia di Tektro che già sono T4, quindi a 4 pistoncini, perché i freni possono essere a 2 pistoncini o a 4 pistoncini, ovvero quanti pistoncini ci sono all'interno della pinza. Quindi 2 pistoncini, ci sono 2 pistoncini, uno contrapposto all'altro che spingono, 4 pistoncini invece sono 4, due coppie contrapposte che spingono sulla pastiglia. Quindi 2 pistoncini pastiglia più piccola, 4 pistoncini pastiglia più grande, si ha più superficie che va sul disco e quindi si ha maggiore potenza frenante. Tendenzialmente sulle biciclette e-bike, sulle e-mountain bike, va a preferire sono i 4 pistoncini. Qui stiamo parlando appunto di freni abbastanza entry level. Questi non sono malissimo, ma già andando a spendere qualcosa di più si può andare a prendere una coppia di guide a 4 pistoncini che non sono i migliori freni sulla terra, però fanno il loro lavoro. In tantissimi vi diranno che i guide non sono i freni più performanti del mondo, e questo è vero, ma per andare a migliorare la frenata rispetto a un freno entry level di primissima fascia già fanno bene. Naturalmente se avete l'opportunità di andare a prendere qualcosa come degli Shimano XT a 4 pistoncini, quello secondo me è una delle scelte migliori, o anche dei Saint, perché ancora di più. Poi invece se volete spendere tanti soldi, allora anche una coppia di Breaking Incas 2, che in questo caso sono a soli 2 pistoncini ma hanno una potenza frenante talmente alta che non richiedono i 4 pistoncini, qui veramente avete il meglio del meglio, però qui stiamo parlando di un impianto frenante da oltre 700 euro, quindi inizia a diventare un costo molto importante. Una cosa che volendo potete fare per andare a migliorare la vostra frenata spendendo meno, oppure non andando a cambiare interamente l'impianto frenante, è quello invece di andare a prendere dei dischi più performanti. In questo caso sono il Yoda di DCA. Qui abbiamo un disco da 220, una coppia di questo livello, che anche qui non stiamo parlando proprio di un costo bassissimo, perché abbiamo più o meno un centinaio di euro a disco, qualcosa di più addirittura, però qua già va a portare un freno entry level ad un livello superiore. Certo, l'ideale sarebbe avere un impianto frenante di alto livello con un disco super performante come questo. Qui abbiamo un disco da 220, quindi molto grande, che metterlo all'anteriore aumenta tantissimo la potenza di frenata e anche riduce il fatto che si surriscaldi, perché il disco più grande disperde più facilmente il calore e si surriscalda meno. Quindi soprattutto se siete alle prime armi e state tanto attaccati ai freni, avere un disco un po' più grande davanti permette di mandare meno in surriscaldamento l'impianto frenante, mentre al posteriore diciamo che un 203 è quello consigliato. Il set per me ideale sulle e-bike, se si vuole utilizzarle per veramente cattive, 220 anteriore e 203 posteriore. Quindi questa è l'altra cosa da fare, andare a sostituire i dischi di freni con dei dischi più performanti. Ce ne sono di tantissimi tipi, qui i BCA secondo me sono
tra i più performanti in assoluto, ne ho anche testate sulla bicicletta cross country e trovate il link in descrizione, ma ve lo metto anche qui sopra, o qui sopra non mi ricordo proprio mai. Come livello di costi siamo tra i 250 e i 600 euro più o meno, come a grandi linee, naturalmente a seconda di quello che mettete. Ultimissimo consiglio, quindi il quinto consiglio, è naturalmente quello più importante, quello più dispendioso anche, ovvero andare a cambiare le sospensioni. Le sospensioni tendenzialmente nelle mountain bike entry level sono buone, ma non sono super performanti, ovvero fanno il loro lavoro, ammortizzano, hanno bisogno di un po' meno manutenzione di una sospensione di alto livello, ma hanno poco feeling, sono poco sensibili e spesso anche hanno delle dimensioni sottodimensionate per quello che sono le mountain bike, comunque sono molto pesanti e quindi hanno bisogno di dimensioni abbastanza generose. In questo caso, per esempio, abbiamo una RockShox da 35, dove 35 indica la dimensione dei foderi. Qui abbiamo un primissimo prezzo, c'è solamente la regolazione di aperto-chiuso, non abbiamo altre regolazioni, quindi una forcella che ammortizza o non ammortizza, quindi on-off. Io parlo della forcella, ma la stessa cosa vale per l'ammortizzatore. Si può andare a sostituirla con qualcosa di più performante. Per esempio, qui abbiamo una forcella Pike, nient'altro che la sorella maggiore della 35. Anche qui abbiamo una forcella con steli da 35 mm, è la Ultimate, quindi il top di gamma. Abbiamo un sacco di regolazioni per quello che è tutta la parte idraulica, abbiamo la regolazione ritorno. Perché io personalmente, se dovessi cambiare forcella a questa bicicletta, quindi a una bicicletta entry level, non andrei su un top di gamma della stessa dimensione. Perché tendenzialmente chi passa da un entry level a una bicicletta un po' più alta sta crescendo come rider, e sicuramente una delle cose che vorrà magari non è la leggerezza e la fluidità oppure la sensibilità, ma invece avere una guida un po' più controllata, una guida un po' più sicura, ed è proprio per questo che piuttosto che un super top di gamma come la Pike Ultimate, il mio consiglio è quello di andare a mettere una forcella con uno stelo un po' più spesso, uno stelo un po' più grande, e quindi una forcella più rigida che dia più controllo in fase di guida, che sia più precisa, che renda più precisa la bicicletta e soprattutto permetta di andare anche a salvarsi in caso di errore oppure di errore di linea. In questo caso è una Bomber Z1 molto semplice, rispetto alla Pike è molto più pesante, però sicuramente con questo tipo di forcella, quindi un po' più robusta, un po' più aggressiva, la guidabilità della bicicletta cambia tantissimo semplicemente andando a fare una sostituzione. Stessa cosa dico vale per l'ammortizzatore. In questo caso su una bicicletta e bike, anche pensare un ammortizzatore a molla non è una scelta sbagliata, è una scelta che va fatta a seconda della tipologia di riding. È un po' più leggero e soprattutto è un po' più divertente, è un po' più pop, ridà un po' di più quello che è la spinta quando si va a caricare col corpo l'ammortizzatore. Quello a molla invece tendenzialmente tiene molto più attaccata la bicicletta al terreno e serve per chi vuole andare veramente veloce. Secondo me l'idea di avere un ammortizzatore a molla su una e-bike non è sbagliata. Poi tutto dipende da che tipologia di biker siete. Per questo dico sempre, fate le vostre prove, provate, cercate di provare più cose possibili proprio per andare a capire qual è la cosa migliore che fa per voi. Naturalmente quando si parla di sostituire le sospensioni forcella e ammortizzatore, i prezzi non sono per nulla bassi. Diciamo che una forcella come la Z1 di Bomber sei attorno ai 900 euro, la Pike 6.200 euro, quindi iniziano a essere delle spese importanti. Diciamo che sostituire le sospensioni è qualcosa su cui dobbiamo pensare di investire tra gli 800 e i 1.000 euro, 1.500 per sostituire tutte e due, più o meno questi sono i range, quindi sicuramente è l'upgrade che va ad aggiungere tantissimo costo rispetto a tutti gli altri. Su una bicicletta di questo tipo, per esempio appunto come la Moterra Neo 4, potrebbe avere senso, perché comunque il telaio è un telaio in alluminio di ottima fattura, il motore che è lo Shimano EP8, quindi un motore di alta gamma, da andare a sostituire i componenti con dei componenti di alta gamma va a far crescere la bicicletta di livello,
ma comunque già si parte da un'ottima base. Perché non ho parlato del cambio? Perché in realtà penso che il cambio, soprattutto su un utilizzo enduro ed e-bike, dove è tantissimo sollecitato ed è tantissimo rischio di rotture, avere un cambio che costa relativamente poco, che magari devo andare a regolare più spesso, sia comunque un buon compromesso, perché così se lo rompo devo spendere pochi soldi. Quindi, diciamo, avere un cambio, anche un SX come questo, ma magari un NX sarebbe meglio, un po' più evoluto. Comunque, secondo me funziona bene. Certo, dovrò regolarlo più spesso, devo starci un attimo più attento, però nel caso di rottura vado a spendere pochi soldi. Bene, cos'altro dire? Direi niente, ho letto 5 upgrade e 5 ne ho letti. Spero che questo video vi sia stato utile, che abbiate trovato qualcosa di interessante. Queste sono le mie idee, naturalmente qualcun altro potrà avere le sue e se ce le ha, ragazzi, scrivete nei commenti perché sono super interessato a sapere cosa ne pensate e soprattutto quali sono i vostri primi 5 upgrade che farete a una bicicletta e-bike entry-level. Per tutto il resto, come al solito, vi saluto con i 3 consigli finali, ovvero andare a iscrivervi subito al canale Pianeta Mountain Bike cliccando il bottone qui in basso, mettere un bel like a questo video e soprattutto gas aperto. Alla prossima! Ciao! Sai che non ho registrato niente, niente, niente. Meno male che c'è la GoPro. Mentre utilizziamo l'impostazione massima del motore. Sì, pronto? No, ci sono. Ok, arrivo, ciao ciao. È arrivato DHL, che cosa sarà arrivato?